Buongiorno cantanti, oggi ci occuperemo di analizzare insieme un assolo che è diventato un pezzo di storia nel campo del rock, del blues. Ve ne farò sentire solo delle parti anche per una ragione di copyright. In realtà si tratta di un brano musicale molto molto complesso anche tecnicamente, quindi è adatto a voci che abbiano già un sostegno tecnico, un supporto tecnico avanzato. Per tutti coloro che hanno appena iniziato a studiare canto, invito ad ascoltare eventualmente per iniziare a riconoscere dei registri in cui si può posizionare la nota, però in realtà bisogna aggiustare la pronuncia affinché sia più in stile. Quindi la complessità di questo brano sta nel fatto che effettivamente richiede un'estensione notevole, richiede una capacità tecnica, però poi non è che lo possiamo cantare con una vocalità lirica, lo dobbiamo ovviamente cantare così come è stato cantato dalla sua esecutrice, da colei che lo ha improvvisato per la prima volta. Quindi per poter imitare quei suoni non possiamo far altro che fare un lavoro di articolazione delle vocali, perché si tratta esclusivamente di vocalizzi, non di un esercizio linguistico, perché non ha testo. Allora, abbiamo qui il nostro primo accordo. La nota di partenza è un re. Abbiamo re, sol, si, sol. Questo qua è un re. Come sentite, sto eseguendo, pur partendo da una zona centrale, perché il re è quello subito sopra il do centrale, quindi non siamo sopra il passaggio. Eppure io utilizzo comunque una vocalità molto alta come risonanza, mi verrebbe da dire di testa, non è neanche tanto propria come affermazione questa. Quando noi cantiamo nel canto moderno con una vocalità ben impostata, non avvertiamo più la differenza fra il registro di petto e il registro di testa, se non che per una, diciamo, una differente posizione che tende a scurire sulle basse e a alleggerire sulle acute, sulle note acute. Però in realtà qui si tratta di una nota che dovrebbe essere il registro di petto, ma per carità non partite con questo è letale, perché voi vi ritrovate subito sul re sol, quindi già siete sul passaggio, e poi si bemolle, sol re, e siamo si, sol, si, è già in registro di testa, il re non se ne parla. Quindi conviene partire con una risonanza bella alta. Allora, dobbiamo immaginare, qua siamo nell'ambito proprio del mix, del belt mix, ma in realtà io partirei cercando di impostare bene la nota modo leggermente più coperto, per poi, quando si ha la posizione sicura e non sforzata, si cambia appena appena la articolazione della vocale. Quindi decidiamo bene quale vocale fare. Che conta è preparare lo spazio, il sol acuto, ma partire bene alti sul re iniziale. In modo che tutta questa salita possa sembrare una discesa. Noi nello stesso contenitore prendiamo il paradossalmente, quello che avvertiamo noi quando andiamo verso il re un'ottava sopra e poi il sol acuto è quella di scendere. Apriamo bene senza creare tensioni a questo livello. Che cos'è
che ci permette di avere una buona adduzione, quindi delle corde vocali, quindi un avvicinamento completo delle corde vocali durante l'esecuzione di un suono, una buona inspirazione. Perché ho dedicato tanto tempo agli esercizi di respirazione e ci terrei molto a confrontarmi con voi direttamente per vedere come li eseguite, perché l'esercizio di respirazione è il momento in cui veramente attraverso la profondità del respiro noi poi permettiamo alle corde, boom, di avere un'adduzione perfetta. Quindi una buona respirazione, bella profonda, ci permette poi di avvicinare le corde vocali. E ricordatevi che in questo brano la cosa più complessa non è tanto quella di riuscire a fare gli acuti spinti. Certamente sono pericolosi, bisogna essere bravi e saggi soprattutto. Più che bravi, saggi. Quindi riuscire a spingere quel che basta per non affaticare le corde. Ma alla fine del brano, per chi lo conosce bene, si sa che queste stesse identiche note, addirittura c'è un La ancora più acuto, vengono eseguite piano, anzi addirittura con un fil di fiato, laddove l'adduzione non è perfetta delle corde vocali, adduzione quando le corde sono perfettamente vicine. Non è perfetta perché si richiede un po' di... Ma è proprio richiesto, perché l'esecuzione è così. Quindi, allora, io qua ho uno spartito con cui mi sto un po' aiutando, ma voglio dire, che, giusto per accompagnarmi più che altro. Ma in realtà il modo migliore per imparare questo genere di assoli è quello di ascoltare l'originale. Ascoltare l'originale. Quindi, ovviamente, prima lavoriamo sulle zone sicure, dopo andiamo a vedere che cosa succede nelle parti in cui si lascia andare un po' di fiato. Quindi quello che conta è preparare il contenitore della nota più acuta, cercare di mantenere una risonanza alta su tutto il vocalizzo e partire quando si eseguono le note basse, partire già come se fossero alte. Ovvio che non è che la posizione di questo re possa essere la stessa del La acuto, è logico, però è importante che si mantenga l'idea di un contenitore nel quale si va sempre più verso il basso anziché il contrario, per evitare questo. No, neanche. Questo è assolutamente letale e non va mai fatto, d'accordo? Sempre pensare di scendere. Ok, allora andiamo avanti. E qui arriva il... Qua si prende una bella pausa, no? Si fa un bel respiro di quelli che dicevamo prima. Allora, quando si esegue questo deve essere, che preso così è bruttissimo, no? Quando noi ascoltiamo i suoni che vengono eseguiti in un brano, soprattutto in un'improvvisazione di jazz, di blues, di rock, ci sembrano bellissimi, invece poi li isoliamo e ci sembrano dei versacci. Motivo per cui molte delle persone che affrontano per la prima volta le lezioni di canto si sentono ridicole quando devono eseguire determinati esercizi. In realtà noi, per poter capire cosa dobbiamo fare e cosa assolutamente non dobbiamo fare, dobbiamo provare. Allora, non dimentichiamoci mai di respirare in modo profondo, con il torace ben aperto. Allora, questo esercizio va fatto poco, anche all'interno di questo brano. È inserito questo suono in un punto veramente acutissimo, per cui non possiamo sforzare, rimanere su questa posizione. È come se fosse una sorta di R francese, però un po' più indietro. E si sentono proprio le corde che hanno un attrito. Quindi dobbiamo cercare di dosare questi momenti interpretativi che sono forti, che non
così come l'ho eseguito io, non comporta uno sforzo eccessivo come in determinati generi musicali dove effettivamente viene richiesto proprio quasi un arrivare all'estremo, no? Ma comunque con un buon sostegno, una buona posizione garbata, anche questo leggero escamotage dà l'idea della forza, della rabbia, senza che questo possa affaticare le corde in quel momento, che già sono in una posizione abbastanza difficile e rischiosa, perché noi nell'eseguire il belt mix, comunque, quindi questo suono acuto, molto acuto, che sembra in voce piena. Io mi ricordo quando ero ragazzina, mi dicevano: canta in voce piena, sicuramente, ma non esiste la voce piena lassù in alto. E di che cosa stiamo parlando, no? Una volta tutti annaspavamo negli anni 90, annaspavamo in un mondo in cui l'unica cosa che si potesse studiare era il canto lirico e quindi tutto ciò che esulava dalla lirica era un esperimento. Figuriamoci i musicisti che cosa potessero saperne. In buona fede davano consigli, ma era impossibile poter eseguire in voce piena, scusate se mi viene da ridere, questi suoni acuti. Quindi in realtà il belt mix, passatemi questa uscita che potrebbe far inorridire molti insegnanti di canto, ma in realtà è una specie di escamotage, cioè è un registro di testa camuffato dalla pronuncia di una vocale più aperta rispetto a quella coperta che verrebbe richiesta nel canto lirico. Quindi noi ci posizioniamo comunque in maschera, ci posizioniamo in un suono che vibra a questa altezza, che non ci fa avvertire la fatica delle corde vocali, ma che comunque è un pochino più aperto, senza esagerare, del canto del suono coperto che verrebbe richiesto invece nel canto classico. Ok, quindi quando noi facciamo, si sente tutto un ronzio a questo livello. Non si sente fatica nelle corde vocali, tranne che in quel momento è come se noi inserissimo una consonante molto veloce. Ma bisogna stare attenti, non bisogna esagerare, perché si sta richiedendo comunque alla voce uno sforzo in più su un suono che già non è in completa sicurezza, perché il belt mix non è così sicuro come lo è il suono alla stessa altezza eseguito con il canto classico, con la tecnica classica, cioè con la vocale coperta. Poi ci troviamo subito dopo questi acuti a eseguire un. Scendiamo. E qua è difficile, è molto difficile perché dopo aver eseguito degli acuti così tesi, chiamiamoli così, tesi però ragazzi intendiamoci, chi canta non avverte la fatica, non l'avverte, però effettivamente le corde vocali sono sottoposte a un certo stress. Dopo questo stress, nel passare alla zona successiva, che è una sorta di ostinato, ci sono due fattori. Uno che si sta iniziando a scendere, non è più, ma è. Poi abbiamo questa acciaccaturina blues. Allora lì bisogna stare un po' attenti perché non solo è ostinato, e nell'essere ostinato chi sta cantando si fa trasportare, c'è poco da fare. Quindi bisogna essere molto saggi in questo momento, non spingere più di tanto perché il momento della spinta è passato. Si va verso il basso e il basso si avvicina al passaggio. Quindi, per evitare di sentire la voce sbarellare, bisogna diminuire la quantità di fiato. Non è una banalità, cioè, ci si concentra sempre sulle parti più acute, quelle che fanno più effetto, ma in realtà quello che il luogo, i momenti in cui ci si può affaticare la voce e ritrovare poi alla fine del brano, senza più agilità, ma con la voce secca, è questa fase, la fase che dall'acuto porta verso il basso, perché si è avvertita una vibrazione talmente forte, che non si riesce più a gestire la quantità di fiato. Invece qua bisogna avere un po' di garbo e capire che qua bisogna
darsi una calmata e non pretendere di sentire la stessa vibrazione che si è percepita nella zona degli acuti. Senza dimenticare che poi la parte ancora più intensa non è ancora arrivata. Quindi è bene dosare le energie qui, perché non è che si può gridare dall'inizio alla fine. Un canto veramente intenso che arriva è quello in cui non si grida, quello in cui si riesce a dosare in un modo corretto le dinamiche, i piani e i forti, in modo che poi quel forte quando arriva è intenso ma non ci spacca la gola. Altrimenti, se stiamo gridando per tutto il brano, è logico che quando arriviamo a fare questa parte finale che poi va fatta piano, tanto per cominciare, non viene, perché se uno ha spinto e gridato tantissimo qui, la parte in cui si scende, basta, la voce non suona più, così, perché le corde dicono, ma dove stiamo andando? Non è umano, non lo puoi fare. Quindi bisogna dosare bene la salita in modo che quando si arriva al massimo, sia al massimo per noi. Solo noi possiamo imparare a dosare questa cosa. Quindi il mio consiglio quando si vuole imparare questo brano, a parte il fatto che magari se avete bisogno di contattarmi per impararlo tutto, fatelo pure, perché preferisco aiutarvi e seguirvi. Però se una persona è così in gamba da riuscire anche a orecchio a tirarselo giù tutto quanto, ben venga, ma va fatto appena appena accennato. Quindi finché si tratta di imparare la linea melodica, accennare. Poi le intensità dinamiche, le sonorità, tutto questo è meglio inserirlo in un secondo tempo, quando si è esattamente sicuri della melodia, perché qua non abbiamo il problema del testo, abbiamo solo lo scrupolo di imparare la vocale che in un certo senso ci sia più congeniale, ma anche che si avvicini di più a quella eseguita nella versione originale. Però comunque, diciamo, quindi non essendoci problema linguistico, non c'è problema di ricordarsi o non ricordarsi quella parola, il testo, che sono tutte cose che distraggono dalla tecnica. Quindi un problema in meno, però vabbè, ce n'è ben donde qui da fare. Quindi abbiamo dinamiche, abbiamo ostinati, abbiamo acuti molto intensi e acuti fatti molto piano, no? Quindi per riuscire a muoversi in tutta questa dinamica di messaggi che vengono lanciati in questo brano, non volontariamente, perché la corista che li ha eseguiti e improvvisati ha fatto tutto di getto, quasi quasi, cioè, e ha chiesto scusa addirittura ai Pink Floyd quando è uscita dallo studio di registrazione, perché riteneva di aver eseguito una schifezza. Cioè, vabbè, questo tanto per dire, no? Però comunque non c'era una consapevolezza, però le hanno detto pensa alla vita, pensa alla morte. Questo brano si intitola Il grande carro nel cielo, chissà che cosa ha visto lei quando l'ha fatto. Ha sicuramente visto qualcosa di bellissimo. È logico che quando si parla di eleganza e di bellezza, qui c'è tutto, anche se ci sono molte cose che incontriamo che possono andare in contrasto con quella che può venire considerata una tecnica sublime del canto, no? Sappiamo benissimo che l'ambito in cui ci muoviamo noi del canto moderno è un ambito in cui tutto questo va a graffiare, no? L'aspetto sublime di una tecnica perfetta, pur partendo da quella. Cioè, ci tengo molto a sottolineare questo, ci vogliono delle basi forti per poter approcciare un brano come questo ed eseguirlo senza rischiare di perdere la voce. Quindi è importante sempre la saggezza di chi lo esegue. Ok, vorrei andare subito ad analizzare la parte invece del piano. Quindi qua inizia la parte. Qua addirittura entriamo un po' in una sonorità quasi parlata. E poi si ritorna però. Oh,
Ecco, sentite com'è schiacciato questo acuto. Quasi sgradevole, ma se lo mettiamo nel contesto è bello. C'è pure questo sbuffo di fiato. Quindi è un butto fuori aria e ritorno in posizione. Anzi. Nella E è leggermente rauca, appena appena, ed è bellissima e molto poetica, molto poetica. Allora, qua andiamo su una nota acuta, ma non con la stessa spinta di prima. Quindi qua la risonanza è importantissima perché ci permette di dosare la quantità di suono. Può essere così, può essere... È ovvio che non deve essere questo. Quindi mentre prima era così, adesso è... Però deve essere molto risonante, molto libero questo suono, tanto che vibra. Il vibrato non è tipico del canto moderno. Nel canto moderno si tende a prediligere la nota tenuta. Il vibrato può essere molto rapido, tipo nel jazz, oppure comunque posizionato ad hoc, un vibrato ritardato, un vibrato conclusivo. In questo caso invece si sente proprio che lei parte. In questo trovare la nota acuta non bisogna però incalzare con la dinamica. E qua c'è questo leggero, come un vocal fry, diciamo, si potrebbe osare chiamarlo così, leggermente, perché è una forma, come dire... interpretativa di iniziare però in realtà molto probabilmente, ma non vorrei dire una sciocchezza, magari mi sbaglio, ma in quel momento lei è come se avesse lasciato un po' andare la voce senza volerla tenere troppo pulita, magari perché leggermente stanca, oppure semplicemente perché in quel momento si sentiva così. E quindi ci sta questo leggero vocal fry aggiunto al suono. Ma poi ritorna pulita. Questa frase che va verso le alte e che non è fatta forte, ma è fatta con una voce abbastanza contenuta, come dinamica intendo dire, è tutta fatta con un fiato. Quindi bisogna anche dosare le energie. Quindi... Se si ascolta questo, non si sente quasi, è proprio appena accennato. Lì si sente di più l'accompagnamento di questa nota, che è proprio intima, mi viene da dire. Poi ricomincia. No, anzi. Perché è fatto piano. Ed è fatto piano e quindi lì si arriva già un po' che se non si è preso un fiato profondo e che ci dà sazietà, si arriva in sete d'aria.
Quindi dobbiamo cercare di respirare in modo corretto prima e soprattutto di mantenere la calma. Se si è spinto troppo durante l'esecuzione precedente, qui salta fuori. Perché non si riesce. Cioè quella nota non viene pulita, non si riesce bene. Quindi perché le corde sono affaticate, tutto qua, sono asciutte. Non asciutte in un modo da avere una laringite da sforzo, però sono affaticate. Quindi per poter eseguire questo, poi qua rincalza di nuovo un po'. In questa parte finale tutto dipende da come si è cantato all'inizio. Quindi ricordatevi sempre, non bisogna mai spingere al massimo, bisogna sempre tenersi su una dinamica più contenuta e darsi poco a poco. Gridare non serve assolutamente niente, non esprime nessuna emozione, nulla. Bisogna riuscire a mantenere bene chiaro un buon suono sui piani, sui mezzo forti, sui mezzo piani e dopo incalzare sul forte solo in alcuni punti, ma poco, usando il questo suono per aiutarsi, ma solo un paio di volte, senza esagerare. È una cosa che consiglio tantissimo quando si impara questo brano, bisogna registrarsi, prendersi delle pause, non pretendere di fare tutto dall'inizio alla fine, ma farlo a pezzettini e solo alla fine, quando ci si sente sicuri, allora a quel punto provare un'esecuzione intera. È un'esperienza bellissima questo brano, ma bisogna essere saggi. E quindi anche avere una buona tecnica alle spalle. È assai conveniente farsi seguire da un insegnante, molto conveniente. Quindi io ci tengo a far capire che questo brano io l'ho studiato quando avevo 17 anni e me lo sono imparato tutto. Ma non riuscivo a cantarlo e l'ho lasciato in stand-by per degli anni, cioè io arrivavo alle note, ma anche banalmente quelle un pochino più acute, non riuscivo a farle. Poi le cantavo con la tecnica lirica e mi uscivano, ma ovviamente non era quello che dovevo fare, non era quello che era richiesto da questo brano. Quindi nel tempo ho capito quanto fosse importante l'articolazione del vocalizzo. Quindi il muovere nel modo corretto tutto il tratto vocale, quale tipo di respirazione mi potesse dare quell'adduzione che ci voleva e fin dove spingermi con le dinamiche o meno. Quindi impariamo ad osarci e impariamo soprattutto ad avere pazienza, d'accordo? Io spero che questo video non sia stato tanto utile quanto interessante per capire che certi traguardi ce li possiamo porre con la calma e che piano piano riusciamo nei nostri intenti se abbiamo nelle nostre corde determinate note, se la tessitura ce lo può consentire. Quindi, cerchiamo di capire esattamente con l'aiuto di un insegnante se siamo nella tessitura della voce giusta per poter eseguire questo brano. Se non lo siamo, aspettiamo, perché talvolta in alcuni casi si possono fare, diciamo, si può arrivare a delle conclusioni un po' affrettate. Nel tempo, con la tecnica, quando la tecnica diventa sempre più, diciamo, un nostro bagaglio, viene interiorizzata meglio. Si riesce a aumentare la propria estensione e non solo l'estensione degli esercizi, ma anche quella proprio che si può utilizzare per cantare. È logico che questo avviene nel tempo e non è garantito, dipende da come si lavora insieme. Ma garantisco che tutto ciò che inizialmente sembra impossibile, se noi siamo in grado di pensarlo e se in qualche modo attraverso dei suoni che magari non sono esattamente quelli richiesti dal brano, ma comunque attraverso dei suoni come quelli classici, per esempio, il brano ci viene, vuol dire che siamo in grado di farli, ma forse non siamo ancora abbastanza
abbastanza maturi per non danneggiarci le corde vocali nel cercare di aprire determinate vocali, perché sostanzialmente si passa da una A a una A e da una O a una O, cioè per dire una E. Insomma, logicamente si modifica la vocale se si parte da una tecnica classica, no? Quindi ci vuole una certa elasticità, ma questa elasticità ci viene data solo da una buona respirazione, da una tonicità e da una postura fisiche che sono alla base di tutto. Quindi sempre registrarsi, sempre ascoltare l'originale, ascoltare e ascoltare prima di eseguire. Non cantiamo mai sull'originale, è sciocco perché non sentiamo l'originale e non sentiamo noi stessi. Quindi impariamo tanto dall'ascolto e poi proviamo a sviluppare quelle capacità, quella sensibilità di sentire quello che fa il nostro corpo. Si chiama propriocezione questa cosa ed è tanto importante per noi cantanti. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di condividere, di mettermi un like e di iscrivervi al mio canale. Non dimenticatevelo, perché così mi sostenete. Se volete anche sostenere il mio progetto online, potete farlo con una donazione su PayPal o su Patreon. E soprattutto non dimenticatevi mai che un vocal coach presente è fondamentale, vi dovete far ascoltare e seguire. Se volete che questa persona sia io, contattatemi all'email che trovate scritta e possiamo sentirci su Skype per delle lezioni su Skype, in modo da poter lavorare insieme. Io vi auguro un buon canto e alla prossima. Ciao!